Dal Salone del Valentino di Torino, il responsabile delle relazioni esterne di Ford Italia, Marco Alù, ci presenta i programmi di Ford, i prossimi programmi di Ford. Siamo al Parco Valentino, è la quinta edizione, è una manifestazione che noi amiamo molto, l'abbiamo amata fin dal primo momento per un motivo molto semplice. In questa manifestazione, oltre a svolgersi in una località estremamente suggestiva, bellissima, vorrei dire un parco stupendo, soprattutto si respira la passione per il prodotto automobile, una passione che troppo spesso viene dimenticata, viene demonizzata l'automobile, e quindi noi, luoghi dove invece questa passione viene celebrata, ci piace stare. E quest'anno abbiamo deciso di starci nella maniera più coerente, se vogliamo, con questo tipo di pensiero che ho appena espresso, e cioè con uno stand dedicato alle nostre performance car. Tutti sanno che Ford è un marchio di volume, è un marchio che ha motorizzato gli Stati Uniti d'America, è un marchio che ha motorizzato anche comunque gran parte del mondo, e qualche volta ci si dimentica che Ford è anche un grande brand di racing. Addirittura basta ricordare che l'avventura Ford, di Henry Ford, nacque grazie ai soldi vinti in una gara automobilistica, che la dice lunga di quanto il DNA Ford sia permeato di performance. Quest'anno abbiamo voluto esporre gli estremi del nostro line-up performance. Abbiamo in questo momento una Mustang e domani avremo la GT, che stasera farà la parata per le strade di Torino, e dall'altra parte abbiamo un pick-up, il Ranger, nella versione Raptor. Quindi le performance in senso tradizionale, ma le performance anche in un segmento che noi peraltro dominiamo in Europa, perché il Ranger nostro è il più venduto pick-up d'Europa e anche d'Italia, e che però nel quale mancava una versione sportiva e performante. Il logo Raptor nasce dagli Stati Uniti d'America, dove fu creato l'F-150 Raptor, che nato per fare una corsa straordinaria a Baia 1000 in California, una corsa dove si deve coniugare la capacità di andare avanti su qualsiasi tipo di terreno, dalla sabbia alla roccia, con le velocità. Le macchine devono poter correre su superfici incredibili, e quindi nasce l'F-150 Raptor. Dallo studio dell'F-150 nasce una famiglia Raptor che oggi comprende anche il Ranger, che è il pick-up dedicato all'Europa. Lo lanciamo adesso, arriva nelle concessionarie nel mese di luglio, e siamo sicuri che pur con tutte le limitazioni che i pick-up hanno in Italia, troverà il riscontro positivo di quelli che, usando questi mezzi per lavoro, non vogliono rinunciare al piacere di guida e alle performance. Grazie.